Bella tutto il popolo nero azzurro, siamo tornati con un nuovo video. Sono stato assente una settimana perché non ci sono state notizie esaltanti, notizie importanti, non ci sono state partite. C'è stata l'Italia, ma non l'ho neanche seguita più di tanto perché sì, me ne frega, ma solo fino a un certo punto. Siamo qui con un argomento proprio veloce veloce perché devo chiedervi una cosa. Allora, come molti di voi avranno sentito, e se non l'avete sentito ve lo dico io, abbiamo prenotato, così pare, per gennaio Paulinho. Così, queste sono le voci che girano. Ora vorrei sapere da voi se Paulinho è un giocatore, cioè io ho visto qualche video su YouTube, però non seguendo molto il campionato brasiliano, non so come gioca. Cioè, so che vabbè, è un centrocampista, attacca molto bene lo spazio, riesce anche a fare qualche gol a campionato, però non lo conosco bene nelle caratteristiche, cioè, non lo conosco molto bene. Quindi chiedo a voi se lo conoscete meglio, quindi se potete dirmi un po' quali sono le sue caratteristiche, se secondo voi per gennaio è un acquisto che può far bene all'Inter e che può inserirsi molto bene all'Inter, se è quello di cui noi ne abbiamo bisogno, perché secondo me un centrocampista ancora ci serve, perché se si fa male Guarin siamo fottuti, cioè detto proprio sinceramente, scusate se sono andato vicino, se si fa male Guarin siamo veramente fritti, cioè non abbiamo nessun altro che corra a centrocampo, sì Gargano però non è come Guarin. Quindi, secondo me, uno così serve perché ho visto che comunque corre molto, si inserisce, però non so bene se le caratteristiche, quindi se potete aiutarmi. Poi, secondo me, per il calciomercato di gennaio servirebbe qualcosa, oltre a Paulinho, un centrocampista in generale, servirebbe secondo me una prima punta, tipo un Vice Milito, uno come potevamo prendere Osvaldo quest'estate, non so perché non l'abbiamo preso, comunque, vabbè. E quindi niente, da questo mini aggiornamento è tutto. Fatemi sapere le vostre opinioni su questo giocatore che è Paulinho. E basta, secondo me a gennaio servirebbe un centrocampista e un Vice Milito, e poi siamo veramente a posto per competere fino in fondo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Da questo video è tutto. Ciao, popolo nero azzurro!